British Podcast. Salve e benvenuti a Very British Podcast, un podcast che racconta il Regno Unito. Io sono Federico D'Ambrosio. Io sono Domenico Cerabona. Sul nostro canale Telegram, a Very British Channel, abbiamo inaugurato una rubrica che è di richieste dal pubblico e ci sono arrivate molte domande interessanti e alcune anche molto ambiziose, quindi abbiamo notato che ci considerate molto più dotti di quanto in realtà forse non siamo, e comunque cercheremo anche nel prossimo futuro di documentarci meglio sulle cose che ci avete chiesto. Intanto però oggi abbiamo pensato di esaudire la richiesta di Michele, che ci ha chiesto di parlare un po' dell'NHS, il Servizio Sanitario Nazionale Britannico, e un po' del welfare del Regno Unito. E abbiamo pensato fosse interessante sia perché appunto ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale in questo anno di emergenza del coronavirus è stato al centro del dibattito pubblico britannico in maniera preponderante, anche in queste ore, in queste settimane è al centro di polemiche e attenzioni, sia per lo scandalo che ha coinvolto Matt Hancock per i contratti che ha siglato durante la prima ondata di fornitura dei dispositivi di protezione personali, il ministro della sanità che è stato trovato colpevole di atti illegittimi da un giudice dell'alta corte per non aver pubblicato i contratti e il modo in cui sono stati assegnati questi contratti, ma anche perché l'NHS è il responsabile al momento della grande campagna di vaccinazione contro il coronavirus che, come tutti i giornali italiani ci ricordano, ha vaccinato più di 15 milioni di persone, quindi è un tema molto di attualità, e quindi ci sembrava interessante andare un po' a ripercorrere la storia di questo che è considerato un fiore all'occhiello del sistema britannico ed è una delle istituzioni più amate del Regno Unito. Il Servizio Sanitario Nazionale nasce nell'immediato dopoguerra, l'NHS Act è del 1946, quindi una legge che viene fatta dal governo di Clement Attlee, il governo laburista che si instaura subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale con le elezioni che si tengono nell'estate del 45. Diciamo che quel governo si contraddistingue per un'immensa capacità legislativa. Nell'arco di pochissimi anni, in realtà di pochissimi mesi, subito dopo le elezioni vengono introdotte una serie di legislazioni che segneranno poi tutto il dopoguerra britannico. Viene inserito appunto il welfare, il sistema sociale, con un sistema pensionistico molto, molto avanzato. Viene promossa una campagna gigantesca di nazionalizzazioni delle miniere, delle ferrovie e di altri servizi essenziali. Se posso aggiungere a questo, quando abbiamo parlato di come funziona l'architettura istituzionale britannica, fra le varie cose quel governo in quei mesi riforma anche i poteri della House of Lords, che cercò di opporsi a queste misure che avevano vinto le elezioni e quindi avevano la propria legittimazione democratica, e il governo Attlee spinse per mutare, per rendere più difficile per la House of Lords bloccare una legge e rendere più facile per il governo mandarla avanti. Sì, anche perché il governo Attlee del 45 ottiene una grande maggioranza di 146 parlamentari e quindi ha la solidità parlamentare nell'House of Commons per promuovere le riforme che ha proposto nel proprio manifesto elettorale. Un manifesto elettorale che è frutto di anni di lavoro sui temi delle riforme sociali, che è stato promosso dal Partito Laburista, il Partito Laburista che durante gli anni della guerra è parte del governo di guerra, con Attlee che è il vice primo ministro e fa parte del consiglio di guerra. E proprio durante questo governo di guerra il Partito Laburista promuove una commissione che debba iniziare a immaginare la Gran Bretagna del dopoguerra, questa commissione viene guidata da
da un parlamentare, un economista liberale che si chiama Beveridge, che produce questo, il famosissimo Beveridge Report, che è diciamo, la pietra miliare della nascita dello Stato sociale quantomeno europeo del secondo dopoguerra. E il Beveridge Report appunto sarà diciamo, la base delle riforme sociali che si faranno poi in Gran Bretagna. È un documento talmente evocativo, talmente ricco di significato, anche di valori, che addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale venne tradotto in tedesco e veniva gettato dagli aerei sul fronte, in modo che i soldati tedeschi leggessero quali erano le intenzioni del governo britannico per capire da che parte stavano i buoni, diciamo. Quindi il Beveridge Report è, diciamo, la pietra su cui si fonda le riforme dello Stato sociale britannico. E diciamo il governo Attlee, forte di questo grande mandato popolare, piano piano, in pochi anni, riforma tutta la legislazione britannica e introduce tutte queste serie di garanzie. E diciamo la più clamorosa, quella che più farà la storia di quel governo, è proprio l'NHS, il Servizio Sanitario Nazionale, che è il primo servizio sanitario nazionale totalmente gratuito per tutti. Quindi elimina tutti i sistemi previdenziali e assicurativi che giravano attorno al mondo medico, con una feroce opposizione sia dei medici dell'epoca che ovviamente del Partito Conservatore, che voterà sempre contro tutti i passaggi parlamentari dell'NHS. E il ministro che è responsabile, diciamo, della produzione di questa legge, che viene introdotta nel 1946 e diventerà operativa nel 1948, è il leader della sinistra interna del partito laburista, Aneurin Bevan, che appunto è il ministro della sanità, ed è colui che dà una svolta così radicale a questo progetto di legge. Anche se questo va evidenziato, la grande capacità di Clement Attlee in quel governo fu proprio quella di riuscire a svolgere da garante, da collante di un governo che era sì molto forte, ma molto diviso al suo interno come spinte ideali, perché appunto c'erano Herbert Morrison e invece Bevin, altro ministro, che erano invece provenienti dal mondo sindacale, diciamo della destra del partito, che erano contrari a alcune posizioni troppo radicali di Bevan. E Attlee invece fu molto bravo a diciamo, svolgere da moderatore di questi conflitti interni, e di, diciamo, su questo tema, sul tema dell'NHS, lasciare la briglia sciolta a Bevan, che appunto fu molto visionario e diede una connotazione molto radicale all'NHS. L'NHS fu ovviamente un clamoroso successo in termini sia di popolarità che di funzionamento. Divenne immediatamente molto amato da un paese che appunto si stava ricostruendo dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, e la ricostruzione che ovviamente teneva il paese sull'orlo della bancarotta. Diciamo che, in soccorso diciamo, di questo piano di riforme, che ovviamente, mettendo lo Stato al centro di molti aspetti della vita economica e sociale del paese, prevedeva anche un forte costo, un forte indebitamento dello Stato stesso, in un momento in cui era già, come per citare Churchill, uno Stato fallito, uno Stato in bancarotta. Anche come per tutto il resto d'Europa, venne in soccorso il piano Marshall, anche per ovviamente per il Regno Unito, che ricevette una grossa fetta del piano Marshall. Però, diciamo, a differenza di altri paesi, il Regno Unito dovette affrontare nel 51 anche la guerra di Corea, proprio perché in virtù di questo del forte legame con gli Stati Uniti, anche un forte legame economico. Quando gli Stati Uniti intraprendono la guerra in Corea, chiedono il supporto militare del Regno Unito, che Attlee è sostanzialmente obbligato a dare. Questo di fatto provocherà la fine dell'esperienza di Attlee al governo, perché
diciamo, il dissesto economico causato da questo impegno militare in una un'economia già di per sé molto dissestata, fece crollare la popolarità del governo Attlee, che era già traballante a seguito all'elezione del 1950, di cui abbiamo già parlato, e diciamo, come uno degli ultimi atti per cercare di salvare un po' le casse dello Stato nel 51, il governo introduce per mano del nuovo cancelliere dello scacchiere, che è Gaskell, che diventerà poi leader del partito laburista, introdurrà una prima limitazione del Servizio Sanitario Nazionale, introducendo un ticket, chiamiamolo così per capirci, un ticket per quanto riguarda le spese mediche e le spese oculistiche. Questo ovviamente fece infuriare Bevan, che faceva appunto un punto d'onore quasi, quello di un sistema sanitario nazionale totalmente gratuito, al punto che provocò le dimissioni dal governo laburista di Bevan, che nel frattempo era diventato ministro del housing, quindi Federico, aiutami. Delle case popolari, possiamo dire. Dove peraltro Bevan stava facendo molto, diciamo che il Regno Unito fino agli anni 70-80 aveva delle percentuali di popolazione che viveva in case popolari altissimo, forse fra i più alti del mondo occidentale, e questo anche perché per il forte investimento che Bevan fece sulle case popolari. Esatto, e Bevan appunto si dimette in polemica per questa decisione nel 51, provocando una, non una scissione, ma comunque un sommovimento nella sinistra del partito, e uno degli esponenti che si dimise dal governo in quell'occasione fu anche Harold Wilson, che sebbene poi sia passato alla storia come un moderato, un pragmatico, quantomeno agli inizi della sua esperienza da laburista, soprattutto da frontbencher laburista, faceva parte, diciamo, della corrente di Bevan, e in quell'occasione si dimise nel 51, e da lì nacque il dualismo tra Wilson e Gaskell, che durò fino a quando Gaskell non morì prematuramente, lasciando, diciamo, le redini del partito a Wilson. Quindi diciamo che l'NHS, soprattutto per il partito laburista, è uno dei più grandi risultati ottenuti al governo, diciamo, è continuamente ricordato, celebrato. Ovviamente i lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale, sono soprattutto gli infermieri, sono fortemente sindacalizzati e sono, diciamo, uno zoccolo duro dell'elettorato laburista. Il ricordo dello spirito del 1945, cioè della grande capacità del partito laburista di immaginare una Gran Bretagna totalmente diversa, riecheggia continuamente in tutti i discorsi dei leader laburisti. C'è continuamente un tentativo di ricordare alla nazione di essere il partito dello Stato sociale e del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi è importante conoscere un po' la storia del Servizio Sanitario Nazionale, perché è al centro del dibattito pubblico ancora oggi. Il Servizio Sanitario Nazionale britannico, l'NHS, è stato un cambiamento, diciamo, definitivo nella politica britannica. Esattamente il tipo di cambiamenti che il Partito Laburista cercava di portare fin dalla sua fondazione, ovvero c'era proprio nello statuto del Labour dell'epoca che l'obiettivo era un spostamento definitivo dalla classe proprietaria alla classe lavoratrice, e l'NHS è stato questo. La sanità è stata una volta per tutte, poi parleremo di cosa è successo dopo, però è stato completamente spostato il compito di avere cura della salute dei cittadini dall'iniziativa privata a una responsabilità collettiva. Come diceva Domenico, il Labour rimane attaccato a questa vittoria, i conservatori cercano di presentarsi come un partito in grado di garantire l'NHS. Prima di far entrare un conservatore al governo, la popolazione vuole sentirsi dire che l'NHS rimarrà intoccabile, perché appunto è stata questa forma di cambiamento definitivo, dentro il quale però sono avvenuti molti cambiamenti. Fin da subito l'idea iniziale dell'NHS ha dovuto essere moderata,
nel necessario iniziale tutti i lavoratori della sanità dovevano essere dipendenti pubblici o dipendenti comunque del sistema sanitario. Fin da subito, fin dal disegno di legge iniziale, si deve immediatamente moderare su questo. Bevan dirà poi: ho riempito le bocche dei dottori con l'oro per fargli accettare questa cosa, ed è quello che più o meno è successo. I dottori rimangono liberi professionisti che vengono assunti, che ricevono lavoro sotto contratto all'NHS e poi possono proseguire con la propria attività privata, perché l'idea di rendere anche i medici, anche diciamo una classe media, medio-alta, classe lavoratrice, non faceva parte della finestra del possibile di quel periodo, per quanto fosse una finestra abbastanza larga. Fin da subito si cerca di decentralizzare il potere di gestione dell'NHS. C'erano nel disegno di legge iniziale, nella legge, dei meccanismi di fondamentalmente autogoverno del sistema sanitario britannico, ma fin da subito questi meccanismi vengono immediatamente tarpati, perché nessun governo accettò veramente questa cessione di potere verso il basso, soprattutto appunto i governi conservatori, che pur non potendo toccare l'NHS, diciamo, non è allineato ai propri obiettivi politici. L'idea di decentralizzarlo però rimane, e quindi fin dagli anni 60 le competenze dell'NHS vengono date, in assenza ancora dei governi locali, vengono dati ai segretari di Stato con la delega a quella particolare regione, quindi il Galles, la Scozia, l'Irlanda del Nord, eccetera. Primo grande cambiamento dell'NHS avviene durante un'altra finestra di cambiamenti definitivi nella politica britannica, ovvero durante il governo di Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ha introdotto un sistema di mercato interno nell'NHS, ovvero tutte le prestazioni, tutti gli acquisti devono passare di fatto per un appalto, che può essere servito sia internamente da altre parti dell'NHS sia esternamente verso i privati. Ma il vero passo avanti che cambia gli equilibri, perché appunto l'NHS a quel punto inizia a venire filtrata dal privato, però solo in superficie e solo in periferia. Nel 1990, quindi, quando un altro governo conservatore si sente però agli ultimi giorni, in quel periodo sembrava che i laburisti sarebbero tornati al governo da un momento all'altro, nel 1990 l'NHS, il Community Care Act, ha rinforzato questo mercato interno dell'NHS e l'ha anche esteso verso l'esterno, cioè molti più trattamenti vengono completamente somministrati dal privato, un po' come è successo alla sanità italiana recentemente, ma la sanità italiana c'è sempre stato questo ingrediente, e ha però introdotto un'altra feature che rimarrà più a lungo, cioè il Private Finance Initiative, o PFI, cui permette ai privati di investire una somma per acquistare un nuovo ospedale, un nuovo centro di ricerca, un nuovo laboratorio, eccetera, e ricevono, in cambio della somma investita, ricevono dall'NHS un contratto che garantisce loro forti profitti, al termine del quale la struttura diventerebbe di proprietà pubblica o verrebbe data in gestione ad altri privati durante questo periodo. Questo è stato un meccanismo che ha estratto un sacco di soldi dall'NHS, che infatti, diciamo, non è che abbia fino a quel periodo subito significativi tagli. Più che altro è che sempre più mercato è stato inserito all'interno, sempre più privati hanno ricevuto l'incarico di fare l'NHS a nome dell'NHS, quindi sempre più soldi, sempre più fondi sono stati estratti dall'NHS e trasformati in ricchezza per terzi. Infatti anche i governi Blair non è che fossero colpevoli di aver tagliato la sanità, a differenza di altre esperienze di centrosinistra degli anni 90, penso agli Stati Uniti, penso anche all'Italia, i governi Blair hanno espanso ancora di più la spesa pubblica in sanità e in welfare, ma hanno anche espanso i modi e gli scopi per cui potevano essere utilizzati i PFI, questi contratti coi privati, anche allo scopo di raggiungere le proprie promesse elettorali di liste d'attesa all'NHS. Si è deciso di ricorrere a scorciatoie, dando contratti ai privati per smistare queste liste di attesa il più velocemente possibile, a costo molto elevato per l'NHS. Così, quando poi saranno i conservatori in coalizione con i liberali democratici a governare dal 2010 in poi, vengono fin da subito messi dei limiti agli aumenti di spesa annua dell'NHS.
l'NHS, come tutti i sistemi sanitari mondiali, ha dei costi in continuo aumento, perché aumenta sempre più la popolazione anziana e aumenta anche in generale il costo delle terapie più efficaci disponibili sul mercato. Quindi mettere un limite stretto a quanto può crescere il budget dell'NHS di fatto significa un taglio nei servizi effettivamente erogati. Sì, che è poi quello che è successo anche in Italia, nel senso che appunto il servizio sanitario basta tagliargli gli aumenti e di fatto vuol dire restringere la capacità operativa, perché appunto è comunque per forza di cose soprattutto con una popolazione che diventa sempre più anziana ha un aumento di costo esponenziale. No, volevo dire una cosa che è interessante, che tu hai fatto un passaggio rispetto all'esperienza italiana. Questo è molto interessante di quello che è successo in Gran Bretagna, cioè che anche privatizzando sempre di più si è sempre tenuto però il marchio NHS, e questa è una cosa che in Italia non capita, nel senso che da noi dire il medico della mutua piuttosto che la clinica privata convenzionata, diciamo, di solito è sinonimo di, diciamo, il servizio sanitario nazionale spesso purtroppo è sinonimo di inefficienza, di scarsa capacità, e quindi la clinica privata è sempre vista come migliore tra virgolette, anche se poi in realtà convenzionata agli stessi medici, dagli stessi servizi del Servizio Sanitario Nazionale, però in clima con quest'aura di privatizzazione che quindi dovrebbe dare maggiore efficienza. Invece in Gran Bretagna è talmente amato, talmente popolare, che anche le cliniche private mantengono il marchio NHS come marchio di garanzia, come bollino di garanzia, anche se appunto attraverso il sistema che ha spiegato Federico di privatizzazione poi hanno portato inevitabilmente a una diminuzione dell'efficienza, della capacità di fornire servizi. Però l'NHS è talmente popolare, talmente irreversibile, che viene mantenuto come bollino di garanzia. Quello che dice è talmente vero che la cosa successiva che stavo per dire, che è stata fatta nel 2012, è stato permettere agli ospedali dell'NHS di ricevere fondi e vendere servizi sul mercato fino al 49% dei propri ricavi. Prima il limite era il 2%, quindi l'NHS è talmente una marchio garanzia che c'è chi va da privato dall'NHS per saltare liste attesa, eccetera. Gli altri cambiamenti che sono avvenuti più a livello locale, perché appunto l'NHS è sempre stata vista come una cosa da gestire localmente, e quindi appunto l'NHS Scotland ha una storia diversa dall'NHS Wales. Ma l'NHS England, che è gestita dal governo del Regno Unito, è dove vediamo che è l'unica regione che è controllata dai conservatori, è qui che vediamo quello che è il passo successivo di questa privatizzazione, che è al momento in corso, ovvero di fatto una separazione NHS su scala ancora più piccola, diciamo scala a livello delle ASL italiane, e a questa scala è stato permesso, è stato anche incoraggiato, di stringere partnership col privato per fornire servizi sul livello locale. Quindi non vengono più solo permesso l'ingresso ai privati negli ospedali, nei servizi che richiedono laboratori, richiedono capitali ingenti per costruire laboratori, eccetera, ma la privatizzazione si spinge a proprio tanti piccoli servizi, tutti piccoli servizi locali gestire l'NHS, che adesso l'NHS viene incoraggiata a non gestire più le cose internamente, ma a comportarsi appunto come un marchio, come un'assicurazione che stringe accordi con i privati, che poi sono loro in ultima analisi a offrire questi servizi. Tra i marchi ci sono BMI, Ramsay, marchi un po' più noti, c'è Virgin Care, perché Richard Branson ha messo la mano anche su questo, grazie anche alle sue grandi amicizie sia con i laburisti dei governi Blair sia con i conservatori. E quindi adesso si trova in una situazione in cui i finanziamenti dell'NHS crescono troppo poco e sempre più dell'NHS è dato in gestione ai privati, il che porta a una riduzione del livello di servizi e a tentativi disperati degli ospedali di rientrare dai costi. Ad esempio, si era parlato in una campagna laburista del 2017 di una cosa che sembra piccola, però molto interessante, ovvero che Labour aveva messo nel proprio manifesto elettorale l'abolizione del costo del parcheggio degli ospedali, perché gli ospedali
per rientrare nei costi cercano qualsiasi mezzo, compreso il mettere il parcheggio a pagamento a costi elevatissimi, e quindi chi per motivi medici deve recarsi molto spesso all'ospedale o deve prestare cure a molto spesso altre persone all'ospedale, o anche chi ci lavora nell'ospedale, è costretto a dare cifre non piccole per poter parcheggiare la macchina, specialmente se sono ospedali fuori dalle grandi città che non si riescono a raggiungere in altro mezzo, ma anche tanti piccoli servizi interni all'ospedale, compreso il cambio delle lenzuola eccetera, viene considerato sempre più un'attività a pagamento. E un'altra cosa importante da dire sull'NHS è la propria sostenibilità anche dal punto di vista occupazionale, perché c'è un numero costante di lavoratori NHS che va in pensione o fuoriescono verso il privato, verso altri paesi, mentre l'ingresso di nuovi lavoratori NHS si sta riducendo. Questo è dovuto a varie cose, fra cui appunto il fatto che molti, sempre di più, questi lavoratori NHS in realtà lavorino per un appaltatore che ha vinto al massimo ribasso e quindi non potrà impegnare persone con credenziali di alto livello, ma cercherà di prendere giovani lavoratori che hanno bisogno di fare esperienza e non potrà pagarli più di tanto. Anche questo ha portato sempre più a una sostituzione, ha portato sempre di più ad avere sempre più manodopera straniera che lavora nell'NHS. Questo fragile equilibrio è stato messo ancora più in crisi dalla Brexit e dalle nuove regole sull'immigrazione. Le regole che adesso esistono, quelle coi sistema punti per valutare se puoi entrare nel Regno Unito o no, di fatto non permettono l'ingresso di chi entra per lavorare come infermiere nell'NHS, perché lo stipendio è troppo basso, il titolo di studio richiesto è troppo basso per avere abbastanza punti per immigrare. Nessuno si aspetta che questo atteggiamento di frontiere chiuse reggerà a lungo, probabilmente verranno fatte sanatorie particolari per i lavoratori della sanità, se non verrà di fatto incoraggiato l'utilizzo del lavoro nero di manodopera illegale. Sì, anche perché il Servizio Sanitario Nazionale era in crisi nel 2019, diciamo, gli ultimi dati normali, tra virgolette, nel senso di prima, diciamo, della crisi di coronavirus, erano stati i peggiori da quando venivano registrati, cioè nel senso che in termini di prestazioni fornite, liste d'attesa, il 2019 è stato l'anno peggiore. E in generale gli ultimi anni, soprattutto dopo, diciamo, l'incombere dell'austerità del governo Cameron, sistematicamente ogni inverno con l'arrivo delle malattie di stagione, di fatto i pronti soccorso diventavano, diciamo, dei veri e propri campi di battaglia. Con tutti gli inverni noi vedevamo scene, servizi di pronti soccorsi in cui i pazienti dormivano sulle barelle per settimane, in cui le ambulanze facevano la fila fuori dagli ospedali. Quindi diciamo che la crisi del coronavirus è stata così letale anche nel Regno Unito, che sia nella prima ondata che in questa ha avuto un numero di morti spaventoso, sia rispetto in termini assoluti che in termini relativi alla popolazione, anche perché si è inserito in un sistema in cui già fortemente in crisi, diciamo, in condizioni normali, diciamo già l'influenza normale metteva totalmente in crisi il Servizio Sanitario Nazionale. E in alcune indagini che sono state fatte, se non ricordo male, vado a memoria dal Times, l'abbiamo messa anche sul nostro canale, era venuto fuori che anche l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione e anche, diciamo, quei fondi cuscinetto che erano stati storicamente inseriti per la gestione delle emergenze, per eventuali appunto pandemie o crisi o emergenze, sono state mano a mano rosicchiate durante il periodo dell'austerità, perché ovviamente, come ha spiegato Federico, man mano che gli ospedali vedevano diminuire le entrate oppure venivano loro assegnati degli obiettivi di spesa, ovviamente andavano a rosicchiare dove potevano, in modo da poter continuare a gestire l'ordinario. Se posso aggiungere su questo, siccome l'NHS è composta da una galassia di singole organizzazioni che competono fra loro su questo mercato,
moltissimi ospedali, moltissime strutture pubbliche dell'NHS sono in realtà gestite da organizzazioni pubbliche, ma che hanno un proprio debito gigantesco. Cioè c'è questo grosso problema che a questo tasso di finanziamento dell'NHS il debito che hanno non è sostenibile. Quindi è inevitabile che siano andati a rosicchiare perché sono già in debito, debito che peraltro non risulta come debito pubblico britannico perché è a capo di una società esterna al governo britannico. Però è un altro posto in cui si è andato a nascondere un sacco di debito prodotto dal fatto che l'NHS come al momento non è sostenibile. La cosa un po' paradossale è che l'NHS è stato poi anche al centro della campagna della Brexit, in larga parte gestita dal Partito Conservatore, che appunto ricorderete, ormai sono diventati leggendari gli autobus della campagna per il Leave, che promettevano l'arrivo di 360 milioni a settimana che sarebbero stati trasferiti dall'Unione Europea all'NHS. Quindi addirittura in una campagna, diciamo, a guida conservatrice, che quindi, come abbiamo raccontato fin dalla Thatcher, è stata diciamo responsabile dell'indebolimento dell'NHS, oltre al fatto che il Partito Conservatore si oppose alla sua nascita, l'NHS è diventato addirittura un cavallo di battaglia del Partito Conservatore, sia in occasione della Brexit che in generale durante le campagne elettorali dei partiti conservatori. Comunque, come ricordava Federico, la promessa di continuare a finanziare, a sostenere l'NHS è sempre molto forte, e lo stesso Boris Johnson nelle elezioni del 2019, memore del disastro di Theresa May, che appunto su questo invece era stata molto meno attenta nel promettere garanzie sulla spesa del sistema sanitario nazionale, Boris Johnson, tra le tante promesse che faceva, c'era anche quella di finalmente tornare ad assumere infermieri nel servizio sanitario nazionale, che appunto è stato molto depauperato soprattutto in termini di personale, come ricordava Federico, e quindi in completa emergenza, proprio anche perché non ci sono le persone atte a gestire i servizi, anche i servizi essenziali come quello appunto del pronto soccorso. Un altro grosso limite dell'NHS è che appunto è stata creata in quel momento esplosivo e da quel momento in poi ha cessato di espandersi, anzi ha iniziato lentamente a contrarsi per i motivi che abbiamo detto. E quindi nell'idea iniziale dell'NHS sono rimaste fuori molte cose. È rimasta fuori la salute mentale, che viene sì gestita adesso dall'NHS, ma con dei livelli di prestazioni infinitesimali, perché non c'è mai stato questo il desiderio dei governi di poter dire che l'NHS si occupa anche di salute mentale, di mostrare di star facendo qualcosa per la salute mentale, non si è mai concretizzato in un impegno di spesa sufficiente a fare qualcosa per la salute mentale. Ed è un dramma gigantesco nel Regno Unito il tema della cura delle persone con problemi mentali, perché appunto, forse ne abbiamo già parlato altre volte, non essendoci una rete sociale estesa come quella italiana, una rete familiare soprattutto estesa come quella italiana, le persone con problemi di salute mentale si trovano spesso in condizioni estremamente precarie. E non solo loro, ma anche tutte le persone anziane, perché la cura sociale degli anziani non fa parte dell'NHS. Le singole persone anziane devono pagarsi coi propri fondi. Una cosa che è diventata tristemente tipica fare è vendere la proprietà della propria casa o contrarre prestiti sul valore della propria casa per pagarsi la social care, con l'idea che appunto con la morte della persona la casa andrà in parte il valore o tutto il valore a chi ha dato questo prestito. Ci sono stati tentativi, soprattutto del Labour, di spingere per includere anche la cura degli anziani nei servizi dell'NHS, ma come per la salute mentale questo richiederebbe un impegno di spesa che non sembra essere disponibile, almeno al momento. Sì, questo è un dramma raccontato molto bene nell'ultimo film di Kate Loach, Sorry I Missed You, che è in parte
su, ovviamente principalmente su, diciamo, sul mondo dei fattorini, delle consegne, della gig economy, ma è anche la moglie, diciamo, del protagonista è una, appunto, una carer, cioè una di quelle persone che appunto va a prestare assistenza agli anziani, e come si vede nel film anche quella è diventata parte della gig economy, perché appunto questi servizi sono appaltati a società che gestiscono lavori a contratto con ore non fisse, con un salario molto basso. Quindi diciamo che tutto quello che gira intorno all'assistenza sociale, al servizio sanitario è, diciamo, in forte contrazione, diciamo, un po' ovunque, però diciamo, per un paese che appunto faceva vanto del proprio, diciamo, di questa propria creazione. Se noi pensiamo che il Servizio Sanitario Nazionale in Italia arriva nel 78, cioè esattamente 30 anni dopo rispetto al Regno Unito, e che appunto è un'istituzione così amata, il fatto che sia così in forte crisi è un, diciamo, è uno dei tanti segnali della, se vogliamo dirlo malamente, della decadenza del Regno Unito, quantomeno per quanto riguarda questi aspetti. Forse, Federico, vale la pena in chiusura ricordare anche come questo dibattito abbia coinvolto anche le trattative per un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, e che sia stato appunto protagonista sia della vicenda della Brexit che della campagna elettorale del 2019 con Corbyn e Johnson. È interessante perché appunto i conservatori hanno sempre dovuto dare l'idea di avere cura del servizio sanitario, e appunto anche nella campagna elettorale per la Brexit dicevano: smettiamo di dare soldi a Bruxelles, mettiamoli nell'NHS. Era questo il famoso slogan scritto sul bus rosso che girava per il paese per fare campagna elettorale. E infatti si può pensare che uno dei motivi per cui non c'è stato l'hard Brexit, che Johnson aveva lavorato per costruire come alternativa all'accordo dell'Unione Europea, è anche dovuta al fatto che alla fine della fiera gli elettori conservatori non vogliono che si tocchi l'NHS, perché tutto il piano di Johnson si reggeva sul fatto di poter ottenere un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti per sopperire la mancanza di un accordo con l'Unione Europea. Se non che Trump non è stato silenzioso, Trump l'ha confermato ad alta voce che tutto sarebbe stato on the table, anche la sanità, anche gli standard alimentari, eccetera. Jeremy Corbyn cercò di cambiare il focus della campagna elettorale 2019 tirando fuori un report che era stato pubblicato su internet da diversi mesi sullo stato della trattativa fra il governo britannico e il governo americano, dove il governo britannico di fatto aveva già messo sul piatto la possibilità per le aziende americane di competere per i servizi dell'NHS e competere con l'equivalente level playing field dell'Unione Europea, quindi con la garanzia che i servizi dell'NHS vengano obbligatoriamente messi sul mercato affinché le aziende americane possano competere. Se questo tema si è riuscito a tenere fuori la campagna elettorale, anche perché la stampa ha preferito discutere delle modalità con cui fu riuscito questo rapporto piuttosto che del suo contenuto, è anche vero che alla fine Boris Johnson, messo alle strette, non ha scelto di andare per l'opzione americana. Come abbiamo già detto sia sul canale sia in altri podcast, l'opzione americana era già diventata ballerina quando i democratici hanno fatto capire che non avrebbero permesso il passaggio di un accordo di libero scambio che avesse violato il Good Friday Agreement. Però anche se Johnson fosse riuscito a girare attorno al problema del Good Friday Agreement, il fatto che l'NHS sia comunque almeno nell'apparenza amata da tutto il popolo britannico, trasversalmente, conservatori, laboristi, eccetera, ha tolto un'opzione dal piatto. Crediamo di aver dato un quadro sia sul funzionamento, la storia, ma anche l'importanza politica in tutta la storia del dopoguerra, del secondo dopoguerra, dell'NHS, del Servizio Sanitario Nazionale.
oggettivamente sono appunto ha compiuto più di 70 anni l'NHS, quindi comunque una storia lunga e complicata e non è facile da riassumere in poco più di 40 minuti. Comunque siamo come al solito disponibili a ulteriori chiarimenti, domande, critiche che ci potete fare con i soliti strumenti, cioè con scrivendoci sul nostro canale Very British Channel, oppure inviando una mail a info@fondazioneamendola.it. Speriamo che questa puntata vi sia stata di vostro gradimento. Ovviamente sentitevi liberi di diffondere il verbo ovunque, in modo da farci diventare sempre più popolari, sia per quanto riguarda il canale che per quanto riguarda il podcast. Vi ringrazio. Di farci diventare popolari per la prima volta in vista nostra. Esatto, sarebbe una novità. Io sono Domenico Cerabona. E io sono Federico D'Ambrosio. Ciao a tutti, grazie. Ciao. A Very British Podcast.